Amichevole di beneficenza allo stadio Bruccoleri di Favara tra una rappresentanza di esponenti politici della DC siciliana e vecchie glorie della squadra di calcio della Pro Favara. Un incontro finalizzato alla solidarietà voluto dal presidente della Pro Favara, Rino Castronovo, che è anche consigliere comunale della DC. Assente il leader Totò Cuffaro a guidare la rappresentanza dei democristiani e il segretario regionale Stefano Cirillo. Nella selezione gialloblu, guidati in panchina da Tonino Zambuto e capitanati dal sempreverde Michele Bellavia, erano presenti tra gli altri Lillo Giardina, Peppe Lombardo, Giovanni Montaperto, Felice Plicato, Vincenzo Bucceri, Alfredo Talenti, con i suoi 67 anni nascosti veramente bene. In campo anche l'attuale direttore sportivo della Pro Favara, Tino Longo. Per la Democrazia Cristiana, guidati in panchina da Giuseppe Giordano, hanno giocato anche i favaresi Salvatore Fanara e Peppe Nobile. L'incontro è terminato 3-2 per la selezione della Sicily DC, ma a vincere è stata la solidarietà e il ritrovarsi dopo tanti anni tra dirigenti e vecchi compagni. In tribuna tantissimi sportivi, con loro i dirigenti gialloblu, con in testa il presidente Rino Castronovo, l'allenatore Gaetano Catalano e quasi tutti gli attuali giocatori. Applaudita ad inizio gara e durante l'intervallo, l'esibizione dei Tamburina del quartiere Upopulu di Enna. Ma sentiamo alcuni dei protagonisti. Quando ci hanno detto la DC scende in campo, abbiamo pensato alla campagna elettorale, a un qualsiasi competizione politico-amministrativa, ma in realtà scende in campo proprio nel vero senso della parola, sul terreno di gioco. Assolutamente, ma è l'unica scesa in campo dove possiamo perdere, il resto vinceremo ovunque, quindi è l'unico posto dove possiamo perdere. Possiamo definirla una partita del cuore a sfondo benefico. Assolutamente sì, nel senso che abbiamo accettato l'invito perché quello che riusciamo a ricavare lo daremo in beneficenza a qualche associazione di Favara. Siamo venuti qua per il piacere di stare insieme agli amici di Favara, che per noi sono anche politicamente importanti, perché sapete perfettamente che un po' da Favara nasce e rinasce la Democrazia Cristiana, quindi è un tributo dovuto al loro lavoro. Ma ritorniamo al campo sportivo. Come giocatori, come sono questi democristiani? Vecchiotti, intanto, come può vedere, un pochettino vecchiotti, però motivati sicuramente a fare la loro parte, su questo non c'è dubbio. Il nostro obiettivo è quello proprio attraverso lo sport, attraverso queste iniziative, di entrare nei vari territori della nostra Sicilia. Quindi speriamo di ritrovare, come stiamo ritrovando, come è stata la Coppa Lombogia a Favara, ma sarà anche negli altri posti, una complicità da parte dei nostri amministratori, ma di tanta altra gente che si sta informando. Noi ci mettiamo il cuore, la passione, ma sappiamo benissimo che, insomma, dietro c'è una macchina organizzativa che non è differente. Oggi doveva esserci anche con noi il nostro presidente nazionale, che si scusa, però abbiamo in rappresentanza Stefano Cirillo, che ha accettato con molta benevolenza di essere qui presente. Ringrazio la società del Pro Favara per la disponibilità, vedo che c'è anche un po' di gente al campo, e questo è quello che ci conta di più. Speriamo di poter avere sempre di più la voglia di entrare nei territori siciliani, e insomma lo sport è una piattaforma educativa, e anche noi, anche se siamo di età avanzata, però ci teniamo a fare la nostra parte. Io ho sempre partecipato a queste partite di solidarietà. Adesso c'è questo gruppo della DC che mi hanno coinvolto a livello sportivo, a livello calcistico, e cerco di dare il mio contributo, diciamo, con queste iniziative, perché lo sport è un coso di aggregazione. Cerchiamo di fare bene, diciamo, ho messo in campo la mia esperienza, cerchiamo di andare in giro per tutta la Sicilia e di portare avanti, diciamo, queste iniziative. Sì, sicuramente oggi sarà una bella giornata. Le cose che sono fatte per promuovere ben vengano sempre, quindi oggi siamo a disposizione per cercare di fare il nostro meglio per questa partita. Lillo, ma come si sente quando ti dicono vecchia gloria? È strano sentirsi dire vecchia gloria, anche perché quando uno ha voglia sempre di giocare è difficile rientrare nella mentalità di vecchia gloria. Comunque oggi ne facciamo parte, quindi prendiamo atto. Ho
un ritorno al comunale di Favara per una bellissima iniziativa, Vecchie Glorie Pro Favara, Democrazia Cristiana, per un incontro di solidarietà. Guarda, è stato un bellissimo, come si dà a dire, che mi hanno convocato in questa bellissima giornata. Ringrazio tutti i ragazzi di Favara, il mio cuore è sempre qua a Favara e sono orgoglioso di poter mettere di nuovo piede in questo bellissimo campo. Come ci si sente quando ti dicono Vecchia Gloria? Ma ci fanno un complimento, perché vecchi non siamo, ancora possiamo dare la nostra, però sul campo siamo delle vecchie glorie. Una partita di pallone per solidarietà, per condivisione, per stare insieme. Assolutamente, sì, è bello rivedersi e conoscere anche le vecchie glorie del Favara, visto che quest'anno stiamo facendo un campionato importante, è qualcosa che ti fa venire l'adrenalina, quindi ti fa tornare, diciamo, giovane, però sono contento di aver conosciuto tante belle persone. Ma come ci si sente quando ti dicono Vecchia Gloria? Io? Vecchia Gloria, quando il nodo di Favara, ma che ho giocato da Siracusa, quindi mi sento importante come se fosse Favarese.